Allora cominciamo subito, scusate, una raccomandazione, se potete spegnere i cellulari perché noi abbiamo la ripresa che poi sarà trasmessa su YouTube e quindi resta per sempre, per cui evitiamoci magari i rumori del telefono, il primo sono io a farlo. Grazie a tutti, un incontro per noi molto importante, il tema è quello alla ricerca dell'arte perduta e nella circostanza per fortuna ritrovata, e quindi è un incontro per noi fondamentale. Io cedo la parola, ben rappresentato dall'amico Fabio Arighetta, che è il responsabile centro studi per la storia contemporanea dell'associazione. Fabio, a te la conduzione. Grazie Presidente, buonasera a tutti, grazie di essere accorsi così numerosi. Stasera noi stiamo facendo a livello locale la storia, ovvero la storia l'ha fatta, in questo caso l'amministrazione comunale di Motta San Giovanni e gli attori con la sovrintendenza, la restauratrice, la professoressa Arcudi, hanno fatto la storia a livello locale, perché è un esempio di buona amministrazione che io ho seguito attraverso la rassegna stampa. L'ho seguita a titolo personale perché mi interessano sempre le notizie giornaliere, ma l'ho fatto anche in virtù del fatto della nostra attività all'interno dell'associazione culturale Nessi Laus, e vedere recuperato quel Cristo che mi vide 40 anni fa da ragazzino, perché io abitavo a Punta Vellaro per un lungo periodo della mia vita, nelle mie scorribande con alcuni dei miei cugini e fratelli, andare proprio a Motta San Niceto. Quando ci sono ritornato molto tempo dopo, ho trovato un'opera di recupero straordinaria, perché quelle mura che io guardavo da ragazzino sono le stesse mura però restaurate, recuperate, che ho avuto la possibilità, grazie all'amministrazione, di fare vedere ai miei figli, che hanno 40 anni meno di me, di fargli vedere qualcosa che risale al tempo dell'epoca bizantina, ma in particolare io sono un tifoso dei normanni, del periodo normanno, perché quando facevamo queste scalate noi immaginavamo, io un periodo che studiavo molto storia del diritto perché facevo gli studi di legge, e mi immaginavo questo castrum bizantino poi diventato normanno, e immaginavo questa società aperta che era governata dai normanni, dove convivevano religioni diverse, dove convivevano etnie diverse, un regno governato anche da quel Ruggero il Buono che è preso come esempio di grande legislatore. E quando io negli ultimi anni mi dedicai, abbandonando la storia moderna e contemporanea, che sono il luogo del mio sapere, là dove io apprendo e mi esercito nell'apprendere la storia umana, mi dedicai per un periodo all'angioinistica, ovvero ai registri della cancelleria angioina. E quando scoprì che il castrum veniva ripetutamente nominato, e ci sono anche degli studi importanti fatti proprio dalla facoltà di conservazione dei beni architettonici di Reggio, ci sono degli studi proprio ad hoc, io ero sulle tracce per altri motivi, per ragioni di politica feudale, perché probabilmente Federico II di Svevia, per andare a punire il feudatario che presiedeva, occupava il castello di Amendolea, e quell'altro entità castellare notevole, e mi incrociai nuovamente con San Niceto. Quindi immaginate voi quale gioia io possa aver avuto anni addietro, ripetutamente salire a Motta San Giovanni e trovare quella storia che avevo trovato nei registri della cancelleria Giulini recuperata. Non mi voglio dilungare perché vi voglio ascoltare la vostra relazione. Ringrazio la dottoressa Neri che è presente qui con noi, però cedo la parola al nostro sovrintendente che vuole portare il suo saluto. Grazie. Grazie. Sì, è veramente proprio un saluto, perché anche io non voglio togliere spazio, ero venuto per assistere in verità per quanto possibile, perché poi ho degli impegni, però mi faceva piacere appunto essere presente per tanti motivi. Quelli principali sono ovviamente il fatto che la presenza della sovrintendenza a volte è oscura tra le carte piuttosto che nei giornali, nelle televisioni, e poi riesce però a collaborare con amministrazioni comunali come quella di Monte San Giovanni, con la quale siamo, diciamo, sempre in contatto e abbiamo progetti anche in futuro, penso che poi l'assessore ne vorrà parlare,
e poi col Comune di Reggio, ovviamente in questa sala, tra l'associazione Anassilaus e il Comune di Reggio c'è sempre ottima collaborazione, e infine con la competenza di Anna Arcudi, che per un anno e mezzo è stata da noi come collaboratrice esterna alla sovrintendenza e ci ha dato veramente una grandissima mano per tutte le attività di tutela e conservazione dei beni culturali di Reggio e Vibo. E quindi io ringrazio per la scelta anche dell'argomento, perché ripeto, questo del Cristo Pantocratore è una cosa che abbiamo seguito, e per questo ringrazio la funzionaria di zona, la dottoressa Schiavone, Maria Cristina Schiavone, che non è potuta essere per problemi di salute qui, che ha seguito il lavoro dall'inizio, mi ricordo all'inaugurazione dove c'ero pure io presente, e quindi maggiormente interessato a essere qui a testimoniare a Reggio una cosa che magari è fuori dai circuiti normali degli attrattori culturali, quelli importanti, grossi, come questo essere il Bronzo di Riace, ma che invece va valorizzato tanto e quanto, perché abbiamo bisogno anche di uscire un po' fuori dagli schemi normali delle attrazioni più importanti, andare invece a ricercare le bellezze che ci sono in giro, e il fatto del racconto di Fabio Righetta fa proprio questo, cioè dall'infanzia a oggi avere ritrovato, riscoperto e rivalorizzato una parte piccola, perché lì purtroppo ancora va fatto tanto, no? Lo sappiamo benissimo, ma siamo qui anche per questo. I fondi purtroppo arrivano certe volte in zone, in alcune zone, in altre no, ma ci proviamo sempre. Noi, devo dire, con la nostra azione di tutela cerchiamo di essere sempre presenti e attivi. Quindi grazie dell'invito che ho ricevuto e buona serata a tutti. La parola un attimo all'architetto Neri per il saluto e poi vado all'assessore Elsa Mannomaggi. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio particolarmente i convenuti a questa giornata, perché è veramente importante, ovviamente il dottore Fabrizio Sudano per la sua presenza e l'assessore Mallamaci, è veramente un onore averla qui, grazie, assolutamente. E il professore Verducci e Anna Arcudi, che a breve ascolteremo in questa importantissima relazione. Oggi siamo qui sempre per, come ogni giovedì ci ritroviamo in sinergia con l'associazione Anassilaus, ringrazio per questo Stefano Iorfrida e il dottor Fabio Righetta, all'associazione con la quale ci permette di valorizzare il luogo in cui siamo adesso, che è la Villetta De Nava, in questo caso la Sala Giuffrè, che è un patrimonio inestimabile, una risorsa condivisa con tutti voi, che noi apriamo quindi alla comunità, in questo caso all'associazionismo, e quindi momenti come questi di elevata cultura, il titolo, come sottolineavano i precedenti interventi, quindi alla ricerca dell'arte perduta e ritrovata, per noi è fondamentale, perché quello è uno degli obiettivi che anche l'amministrazione comunale si è, diciamo, che prevede anche l'amministrazione comunale, che è quella della valorizzazione, della tutela, della conservazione, della fruibilità e anche della, ma in particolare proprio della valorizzazione del nostro patrimonio culturale. E porto i saluti dell'assessore Calabrò, che oggi non è potuta essere qui per motivi di salute, purtroppo questa influenza che sta, diciamo, ormai decimando ancora più del Covid. E ringrazio ancora tutti quanti e lascio la parola ai relatori, e grazie ancora a tutti per la presenza. Buonasera a tutti, grazie. Ringrazio l'associazione Anassilaus, tutti i convenuti e presenti al tavolo. L'onore è tutto mio. Ci date una grandissima opportunità stasera, quella di poter parlare delle nostre bellezze storiche, artistiche e archeologiche presenti sul territorio mottese. Un territorio particolarmente attivo da questo punto di vista. Primo tra tutti, stasera andremo a parlare delle importanti operazioni di restauro che hanno formato tramite una cabina di regia particolarmente attiva formata dall'amministrazione comunale, dalla sovrintendenza e dal Dibest di Cosenza, e ci hanno permesso, come vi dicevo, di recuperare un bene che per noi era già stato dato come irrecuperabile. Il degrado, l'incuria, gli atti ai quali è stato sottoposto nel corso dei secoli lo avevano fatto pervenire in uno stato veramente pessimo di conservazione. Oltre ad essere un bene da un punto di vista architettonico importantissimo, era un bene ed è un bene al quale il popolo mottese è particolarmente legato da un punto di vista affettivo.
Vi dico soltanto che da piccolini, giusto per fare il punto della situazione, quando ancora non si capiva bene l'importanza sull'opera, dell'opera stessa, andavamo e per farlo riaffiorare, visto che era coperto da una importantissima patina biologica, veniva bagnato con quello che in genere i visitatori portavano dietro, bottigliette d'acqua o altro, proprio per farlo riaffiorare. E queste operazioni, insieme ai graffiti che ha conservato nel corso degli anni, perché magari tanti volevano proprio lasciare materialmente un segno tangibile della presenza, ha decretato e portato avanti questo stato veramente all'inizio irrecuperabile davvero per noi. Una cabina di regia importante che si è interfacciata con uno scopo ben preciso, quello di ridare dignità al nostro bene, di conservarlo e di restituirlo a generazioni future. Con uno scopo preciso, noi abbiamo voluto riaccendere la fiamma dell'interesse e della cultura verso i nostri beni, piuttosto che conservare le ceneri. Per troppi anni sono state conservate e quella situazione era una situazione che andava tranciata di netto. Da qui una serie di collaborazioni attive, prima di tutto con la sovrintendenza, con gli studiosi del luogo. Quindi ricordo che prima di iniziare le operazioni di restauro, ringrazio infatti ancora la dottoressa Anna Arcudi e il Dibes con il quale ci siamo confrontati, i ragazzi che abbiamo avuto l'onore e il piacere di ospitare sul territorio. Giorgia Saladino, infatti le operazioni rientrano nella tesi di laurea della dottoressa. E come vi stavo dicendo, abbiamo fatto precedere il tutto da un avviso pubblico, mediante il quale abbiamo chiesto agli studiosi locali di poter fare da valido supporto alle operazioni stesse, quindi all'università e alla sovrintendenza, perché partiamo dal concetto che chi dedica parte del loro tempo, parte, buona parte della propria vita agli studi, così come ha fatto il professore Saverio Verducci, la dottoressa Assunta Ambrogio e tanti altri, e che contribuiscono, anzi grazie a loro abbiamo la microstoria locale, grazie alle ricostruzioni attente e certosine di questi studiosi che dedicano con amore e compassione tanto tanto del loro tempo, quindi un plauso veramente a loro in primis. E logicamente l'amministrazione seria e attenta deve tener conto di quello che già è stato fatto, non dimenticarlo, anzi valorizzarlo. La prima operazione è stata questa, l'avviso, a quale hanno risposto gli studiosi che già avevano condotto studi in merito. Pronti hanno affiancato il DIBEST, hanno affiancato l'università e da lì sono partiti i lavori. Lavori che veramente ci lasciavano meravigliati giorno per giorno, forse per prima chi li andava a condurre, perché nonostante le difficoltà è emerso nuovamente il nostro Cristo che continuava a guardarci capovolto e del quale abbiamo potuto nuovamente ammirare tutte le fattezze. Il Cristo, sappiamo, poi vi spiegheranno nel dettaglio la dottoressa per quanto riguarda le operazioni tecniche di restauro e il professore Saverio Verducci sotto il profilo storico, di cosa andiamo nello specifico a parlare stasera. E in più, a parte le operazioni, la cosa da sottolineare è la protezione, perché logicamente il Cristo ha una struttura di protezione che va a conservare le operazioni fatte. Perché punto su di questa? Qui mi sento di ringraziare l'architetto Massara, perché la progettazione è una progettazione scarsamente impattante, quindi rispetto a quello che era all'inizio un progetto iniziale di copertura, così come si trova in tantissime strutture della Calabria, la nostra è un prototipo, possiamo dire forse unico in Calabria, realizzato in policarbonato che va a, non solo a non essere impattante, a coprire, è sagomata e rispetta perfettamente la struttura della cupola. E quindi anche questo è un unicum, è un modo nuovo di intendere il recupero in campo artistico, storico, architettonico, che logicamente non deve andare a invalidare quella che è la struttura dei luoghi, la natura dei luoghi. E infatti vi invito, chi non l'avesse già fatto, a visitarlo. Entrando nel dettaglio, il dottore già anticipava alcune delle operazioni che andremo a fare. Una di queste, su Motta, sempre collegata al concetto che diciamo di valorizzazione, che proponiamo, di valorizzazione e di promozione dei nostri beni, riguarda l'area archeologica. Un'altra delle bellezze di Motta San Giovanni, insieme al castello, insieme all'antico Arimoleo Copetra, il nostro museo. L'area archeologica ultimamente è stata oggetto di un finanziamento nell'ambito del PNRR di 413.000 euro, 413.000 euro che verranno utilizzati per abbattere le barriere architettoniche e renderla accessibile anche a meno fortunati.
un'operazione che è stata anche questa concertata già in maniera preventiva e preliminare con la sovrintendenza per accelerare poi i tempi di realizzo, perché sappiamo che il PNRR impone dei tempi di realizzo precisi, una cronologia, un cronoprogramma entro il quale si deve rientrare per poterne usufruire. Quindi, per evitare che poi ci potessero essere disguidi in corso d'opera e volendo veramente usufruire e beneficiare al massimo di quanto concesso, abbiamo già preventivato questo tipo di lavoro. Per quanto riguarda, ritornando al Cristo Pantocratore, la cosa che tenderei a sottolineare è come, al di là dell'operazione intrinseca di recupero, al di là di tutto, si vengono a creare delle sinergie sul territorio che permettono veramente di lanciare modelli nuovi. Nel momento stesso in cui un'amministrazione pensa di poter lavorare in maniera autonoma, non tenendo conto di quello che già c'è sul territorio e di quello che concerta e che deve concertare con altri enti preposti, sbaglia, perché ogni cosa che andremo a fare rimarrà sempre una piccola cattedrale nel deserto. Quindi il primo punto, quello che noi abbiamo voluto costantemente sottolineare è la sinergia territoriale, sinergia che abbiamo realizzato con gli studiosi, come vi ripeto, con gli enti preposti e creando a livello territoriale partecipazione, perché quando i ragazzi dell'università sono venuti, sono stati ospiti presso la nostra comunità, hanno lanciato un input nuovo, hanno fatto vedere cosa significa restauro, perché nei piccoli borghi, nei piccoli paesi non è una cosa visibile giornalmente, costantemente, e raramente si vedono operazioni a quei livelli. Quindi sicuramente la ricaduta anche a livello dei nostri giovani è stata veramente molto positiva, perché a parte a socializzare hanno dato quell'input giusto, quella curiosità giusta affinché ognuno dei nostri si chiedesse: ma sono predisposto a fare un lavoro del genere? Mi piacerebbe iniziare a capire cosa c'è dietro quel lavoro, vorrei farlo. Quindi i messaggi che sono stati lanciati in positivo sul territorio sono stati veramente tanti, ma tanti nel vero senso della parola. È un'operazione che logicamente non si conclude con il recupero, andrà avanti con la conservazione, perché è stata firmata una convenzione con l'università. Nel quinquennio successivo ci saranno sempre le operazioni di monitoraggio, ed è prevista perché abbiamo anche lavorato ad un CIS importantissimo e abbiamo chiesto il finanziamento per la riesumazione della chiesa dell'Annunziata. È la chiesa che ospitava la cupola del Cristo Pantocratore e che purtroppo si trova giacente sotto, quindi operazione importante e abbastanza economicamente impegnativa. Recupero della chiesa, recupero dell'altra metà della cupola che ancora si trova interrata ai piedi e allo stesso tempo il rifacimento del manto stradale e allargamento della strada che porta al castello e che ancora al momento costituisce non dico un problema, perché effettivamente è facilmente bypassabile, però cioè la renderebbe maggiormente fruibile. Al momento il castello offre un turismo di nicchia, tra virgolette, quindi non può magari assorbire più un quantitativo più elevato di quello che al momento può disporre, 300-400 persone. Da un certo punto di vista forse non è un male, perché lo preserva dal turismo invasivo e invadente, però allo stesso tempo vorremmo creare le condizioni affinché veramente entrasse in un circuito ancora più elevato, quello che merita. Questo io mi dilungo perché una volta che ho il microfono per me è finita, non... Io vi ringrazio veramente, adesso cedo la parola agli esperti, entreremo nel merito del restauro e delle operazioni condotte, nonché il profilo storico da parte del professore Saverio Verducci. Grazie veramente a tutti, grazie. Siamo, grazie e buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Sono contento di essere qui questa sera a parlare di un bene culturale sicuramente di grande importanza e ringrazio la Nassi Laos che ci ha voluto qui questa sera, ringrazio voi per essere intervenuti. Un bene culturale al quale sono molto legato, che io ho visto per la prima volta forse all'età di 5-6 anni con mio padre e ho rivisto in primo liceo con il mio preside che è qui presente, Mimmo Minuto, quando ci portò in autobus a vedere
anche fra le altre cose, anche il castello di Santo Niceto. Da quel tempo, insomma, di acqua sotto i ponti ne è passata e di strada ne abbiamo fatta e abbiamo seminato tanto. Il castello di Santo Niceto, quello che le fonti indicano con tante denominazioni, Santo Niceto, Santa Niceto, Santo Niceto e anche Santo Nocito in alcuni casi. Un castello ubicato su un acrocoro collinoso a circa 680 metri sul livello del, a circa 400 metri d'altezza sul livello del mare, nel comune di Monte San Giovanni. Una struttura bizantina, un castro bizantino, che oggi come oggi costituisce un bene culturale di strategica importanza, non solo per il nostro comune, ma per tutta l'area, ecco, della città metropolitana e di tutta la regione, voglio dire, anche perché siamo l'unica, è appunto l'unica fortezza bizantina dell'Italia meridionale, quindi penso che non sia poco. Un castello che diciamo ha oggi come oggi è stato ristrutturato più volte e che custodisce quelle che sono le vestigia di una delle più importanti civiltà che qui su questo territorio è stata presente e che ancora oggi lascia le sue testimonianze. Il sito in oggetto quindi è stato più volte indagato e studiato da storici e da archeologi ed è quindi questo non un castello vero e proprio ma un centro fortificato. Da cosa lo capiamo che è un centro fortificato? Innanzitutto dalla sua posizione, guardandolo dal mare, dalla sua posizione arretrata sulla seconda fila di colline, guardandolo appunto dall'altezza di Pellaro, noi possiamo vedere questo cono tronco con questa cinta muraria di circa 680 metri, ben conservata. Secondariamente, perché i dati storici lo hanno confermato, nasce per difesa e ha appunto controllo di questo territorio in una fase storica molto importante che è quella fase di scontro fra i bizantini e gli arabi che avevano occupato la Sicilia. Quindi Santo Niceto nasce in una fase storica molto importante e nasce proprio per la difesa e il controllo di questo territorio. Con uno spazio territoriale che andava sicuramente in una prima fase dall'area di Villa San Giovanni, insomma lo stretto, fino a Merito circa, a Na, anche se poi successivamente fonti di età moderna, cinquecentesche circa, ci parlano di un controllo anche che si estende anche oltre Merito Porto Salvo. L'importanza di questo centro nasce proprio dal fatto di controllo e presidio di questo territorio, un luogo importante anche perché sotto questo controllo rientravano le saline, quelle che sono oggi l'area, ecco, dell'attuale pantano, che erano di giurisdizione di Santo Niceto. Non abbiamo una data esatta di nascita di questo castello. Ovviamente però nel corso dello studio e degli studi storici noi possiamo stabilire un dies a quo nel momento in cui, cioè una fase storica nella quale Santo Niceto potrebbe essere nato. Effettivamente ci viene incontro il bios di Sant'Elia di Enna o Sant'Elia il Giovane. Quando passa nella nostra zona non cita assolutamente Santo Niceto, il che potrebbe voler dire che Santo Niceto probabilmente non era ancora nato. Successivamente però Santo Niceto viene citato nel Brebion, cioè una platea, un elenco dei beni, ecco, della chiesa regina, che è stato scritto intorno al 1055 dal monaco Guillon, che lo cita in tre distinti passi e ci parla sia della fortezza ma anche dei terreni e di quello che si produceva intorno a questi terreni. Quindi molto probabilmente Santo Niceto viene fondato in un arco cronologico che va fra il IX-X secolo e l'XI secolo circa dopo Cristo. Una fase importante per la storia delle contrade calabresi e della storia appunto stessa della Calabria, perché è una zona fatta di forti contrasti, di contrasti storici per la difesa del tema di Calabria, dell'ultimo tema di Calabria. Un fortilizio quindi molto importante, molto anche bello, molto suggestivo, anche perché non so quanti di voi l'hanno visto dall'interno, è possibile proprio vedere dall'estrema punta lato mare tutta l'area dello stretto con l'Etna che svetta di fronte.
Santo Niceto, quindi perché Santo Niceto? Chi era Santo Niceto? Santo Niceto, o in ogni caso Niceto, era un ammiraglio bizantino vissuto al tempo dell'imperatore Leone III l'Isaurico, che diciamo, dopo la sua vita militare decide proprio di andare, di darsi alla vita ascetica e quindi predicare la sua parola, la sua fede. Quindi molto probabilmente furono i monaci e truppe anche militari che erano giunte a presidio di questo territorio a fondare questo castello e a dare il nome a, appunto, a questo fortilizio. C'è un'incongruità però in tutto questo discorso: non è stata rinvenuta allo stato attuale, allo stato degli studi, non abbiamo la certezza delle fonti, una chiesa intitolata a Santo Niceto. È vero che all'interno del castello però abbiamo i ruderi di una piccola chiesetta che ipoteticamente potrebbe essere Santo Niceto in Santo Niceto, ma non abbiamo una certezza. Una chiesa molto importante, quasi un unicum oseremmo dire, forse ne è stata rinvenuta un'altra simile a Zagabria, se non erro, leggevo di recente qualche articolo, che ci documenta ancora una volta l'importanza della, ecco, del luogo, perché una chiesa all'interno del castello non è certo una cosa irrilevante. Dagli studi condotti sempre dall'Università della Calabria negli anni passati, gli scavi archeologici hanno restituito la presenza di quattro corpi, di due persone grandi, quindi un uomo e una donna, e due infanti di 6 anni circa e di 13 anni circa. Gli studi tassonomici condotti sempre dall'Università della Calabria hanno documentato che era il guardiano della fortezza di Santo Niceto con la sua famiglia. Questo perché? Perché lo studio ha, diciamo, documentato che la scapola, la spalla destra, era leggermente più sviluppata rispetto alla spalla sinistra. Questo perché molto probabilmente indossava un'armatura di difesa. Relativamente ai due infanti, sicuramente erano i figli e dobbiamo dire molto probabilmente sono morti per malnutrizione, perché prima sono morti i genitori. All'inguine, tanto dell'uomo quanto della donna, sono state rinvenute due monete che si datano al 1365 circa, quindi il famoso obolo di Caronte che veniva appunto messo all'inguine. Quindi sappiamo con assoluta certezza che molto probabilmente era il guardiano di Santo Niceto. Oltretutto dobbiamo dire anche un'altra cosa: Santo Niceto non nasce esclusivamente come centro difensivo, ma anche come centro di accoglienza del contado vicino per la popolazione nel caso di attacco. Me ne guarderei bene da storico dal dire Motta San Niceto o Motta Santa Niceto. Questo perché è successo effettivamente, come ha fatto lo Sparo Bolani o comunque il De Lorenzo. Questo perché? Perché l'appellativo Motta nasce in età angioina e ci indica un centro fortificato sì, ma costituito anche da moduli abitativi. Allo stato dei fatti gli studi archeologici non hanno rinvenuto all'interno della fortezza, ma neanche, ecco, nel vallone accanto alla fortezza, i moduli abitativi, per dire che appunto possiamo parlare di una Motta San Niceto. Quindi Santo Niceto nasce esclusivamente come castron e come fortezza bizantina. Ovviamente la baronia di Santo Niceto seguirà per tutte quelle che sono le vicende della storia medievale, tardo medievale e anche moderna, tutte quelle che sono le fasi storiche che hanno caratterizzato la storia della Calabria in questi periodi, più volte infeudato, più volte passato di mano in mano, più volte acquistato, fino al 1806, nel momento in cui cade effettivamente la feudalità e quindi appunto resta, diciamo, come territorio e come bene e come castello sostanzialmente libero. Una data molto importante è il 1465, il 20 febbraio del 1465, quando Santo Niceto capitola definitivamente per mano di Alfonso, duca di Calabria. Questo perché è un po' una cosa particolare e questo aneddoto ce lo descrive lo stesso De Lorenzo, quando ci dice che nel corso della notte, di una notte, furono raggruppate lungo la vallata
una mandria di pecore e di capre con alle corna accese delle particolari fiaccole costituite da una pianta molto particolare che nasce sulle nostre vallate, e ovviamente il guardiano, che era a distanza per appunto il controllo, vede questo gregge, pensando che fosse un attacco dei nemici, lascia sguarnita la porta d'accesso a Sant'Oniceto, che con l'ausilio di un monaco, detto Cappaddio, che ancora oggi nella nostra ecco lingua c'è questo gergo, apre il portale d'accesso, e quindi Sant'Oniceto capitola definitivamente. La sua configurazione è molto suggestiva, perché posizionato proprio in alto sembra quasi una nave con la prua verso la montagna che guarda il mare per la difesa appunto dai nemici. Un'altra cosa molto importante è che ai piedi della salita che porta a questo castello c'è la famosa chiesa dell'Annunziata. Do oltre ad altre chiesette nel nostro territorio, ne sono state censite 14 in questo momento, e una ora di recente, anche quest'estate, ne è emerso un'altra. Una terra di santi, una terra di eremiti, una terra di gente che pregava e che ha lasciato i segni visibili e palpabili che sono ancora oggi. Lo studio architettonico ha anche messo in evidenza che dentro Sant'Oniceto abitava solo la guarnigione, con tre palazzi, uno settentrionale, uno centrale, uno meridionale. Di questi palazzi oggi restano semplicemente le strutture, parte delle strutture, e una torre cisterna utilizzata per la raccolta delle acque piovane, anche perché essendo in altura non era facile raccogliere l'acqua. Un'altra cosa molto importante, la cortina di 680 metri è molto fina. Questo perché? Perché essendo in alto non hanno avuto la necessità di fortificare anche le mura esterne di difesa. E oltretutto gli studi archeologici ci hanno anche restituito una bellissima dama, una scacchiera visibile oggi presso l'antiquarium museo Leucopedra di Lazzaro, con la quale proprio i pezzi sono visibili, anche se poi la scacchiera in se stessa c'è un po', cercheremo di capire dove è finita, l'abbiamo forse individuata, è stata individuata, e di questa appunto sono presenti in una teca proprio i pezzettini di ceramica con i quali i soldati usavano passare il tempo, perché i cellulari ovviamente non c'erano, WhatsApp non c'era, quindi ovviamente si passavano il tempo fra un cambio di turno e l'altro con appunto questa dama, oltre che frammenti vitrei molto importanti, tra cui un piccolo frammento di una coppa con il giglio di Francia, e elementi di ceramica fine da mensa molto molto particolari. E un'altra cosa molto importante che va anche sottolineata è che con un atto datato 20 febbraio 1466, Ferdinando d'Aragona, stabilisce che la giurisdizione di Sant'Oniceto decade e nasce l'atto formale di nascita appunto del nostro comune, appunto Motta San Giovanni e quello di Montebello, che prima erano sostanzialmente uniti. La chiesa, come ha detto infatti l'assessore Mallamaci, oggi resta in piedi soltanto in alcuni tratti murari, e questa cupola, che purtroppo è caduta a seguito dell'alluvione del 53 e che non è stata mai oggetto di intervento e di recupero, se non sempre dietro segnalazione e sollecitazione del preside Minuto, e lo devo dire perché è stato uno dei primi a battersi per Sant'Oniceto e per tutte le chiese del nostro territorio, assessore, si è iniziata quest'opera di studio, di conoscenza, di promulgazione di questo bene importantissimo. Questa chiesa oggi ospita questo Cristo restaurato, il primo intervento di restauro della storia, e mi auguro, dottore Starcuti, che si continui su questa strada. E invito voi a vedere Sant'Oniceto, a vedere il Cristo, che veramente è qualcosa di molto molto particolare. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Allora, appunto, io sono docente di laboratorio di restauro dei dipinti murali presso l'Università della Calabria.
dove appunto esiste da 7 anni il corso di laurea che abilita proprio alla professione del restauro. E questi lavori poi, come vedete in seguito, insomma anche delle immagini, sono stati eseguiti, come diceva anche l'assessore, all'interno proprio delle attività didattiche dell'università e all'interno appunto della tesi di quella che oggi appunto la dottoressa, che è ormai laureata, Giorgia Salatino, e che ho naturalmente seguito nella tesi. Allora, qui io intitolo l'intervento appunto dicendo prima intervento e prospettiva, perché come si è detto già più volte, questo è una, tecnicamente dobbiamo definirlo come una messa in sicurezza, ecco, di questo brano di pittura. Perché rimane appunto ancora un'altra parte che deve essere recuperata. Questa è la visione dall'alto, mi riaggancio un attimo per proseguire alla relazione del professore Verducci. Questo è appunto il contesto all'interno del quale si troviamo la chiesa di Santa Maria Annunziata, che però come vedete esistono appunto altre chiesette, come dicevamo, e in alcune di queste, in una di queste addirittura c'è ancora un altro piccolo recinto di affresco, che anche su quello insomma sarebbe interessante poter intervenire, una zona insomma di grande interesse. Ma veniamo appunto nel merito proprio del nostro dipinto. Quello che vedete, quell'immagine che vedete sulla sinistra è quello che rimane, una parte di quello che rimane dei ruderi appunto della chiesa di Santa Maria Annunziata. Nel troncone sinistro appunto è conservato il lacerto di affresco raffigurante il Cristo Pantocratore, nel troncone destro l'altra parte della raffigurazione. Cosa succede? Che fino a un certo punto questa chiesa si è retta in piedi in qualche maniera, poi negli anni 50 avviene un'alluvione e crolla, diciamo, definitivamente anche il catino absidale, e quindi avviene questo, si rompe praticamente in due e quindi si spezza insomma la raffigurazione. Quella che vedete sulla destra è una ricostruzione della pianta che fa appunto il professore Minuto e che qui riporto. È la chiesa più grande tra quelle chiese che vi ho fatto vedere, una chiesa addirittura di 18 metri per 8. Ecco qui, quindi allora prima di entrare proprio nel merito della nostra pittura, del nostro brano di dipinto, volevo diciamo cercare di fare una, naturalmente in maniera molto sintetica, una cioè capire all'interno di quale contesto il nostro dipinto si inserisce. E cioè appunto nel contesto della pittura medievale calabrese, in particolare pittura monumentale bizantina, che è disseminata in tutta la regione. E questo diciamo tema di studio è relativamente giovane, perché è solo dagli inizi del Novecento che ci si comincia a interessare e a focalizzare, ecco, la presenza di questo tipo di pittura in Calabria. Diciamo che in effetti si deve arrivare agli anni Ottanta del Novecento per avere i primi saggi interessanti che cercano di inquadrare appunto la pittura bizantina in un contesto più ampio, cercare appunto di cominciare a ricostruirne un po' la storia, anche se ricostruire la storia di questo tratto di patrimonio storico-artistico calabrese è molto difficile, perché appunto sono molto frammentarie le testimonianze che ci sono arrivate e mancano soprattutto di ancoraggi a opere fondamentali, principali, come potevano essere quelle presenti ad esempio nella chiesa di Gerace, nella chiesa del Patirion. Cioè, noi purtroppo a seguito appunto dei terremoti, alluvioni, incuria e quant'altro abbiamo perso tantissimo di questo patrimonio. Quindi i tentativi di ricostruzione della storia artistica di questa parte appunto di arte calabrese è molto precaria.
ed è sempre un po' sdrucciolevole, proprio perché mancano appunto questi contesti di riferimento. E, diciamo, Paolo Orsi inizia negli anni, intorno agli anni 10-20, a scialbare ad esempio le pitture della chiesa di Stilo, della cattolica di Stilo, di San Giovanni Teristis. Ci si comincia a interessare appunto su del Patirion di Rossano, insomma di tutte quelle raffigurazioni appunto di epoca bizantina che man mano cominciano ad affiorare. E non è detto che non se ne trovino altre. L'esempio, appunto, l'attività che ha svolto nel nostro territorio il professore Minuto, l'architetto Venoso, di ricerca e di scoperta è esemplare nel farci comprendere come forse ancora appunto testimonianze, seppur frammentarie, possiamo ritrovarle. Considerate appunto che i più importanti saggi che sono stati scritti ad oggi su questo tema da parte di Marina Falla Castelfranchi e di Giorgio Leone, parliamo degli anni 90, parlano proprio di secta membra, no? Di frammenti sparsi, però appunto proprio perché sono dei frammenti e proprio perché ancora rimangono in presenti, esistenti, abbiamo assolutamente non solo il dovere ma anche il desiderio di salvarli e di salvaguardarli. Ecco, come vedete, questa è una ricostruzione grafica di quello che è il tema iconografico raffigurato in questi due tronconi, che già subito appunto il professore Minuto era riuscito a inquadrare già dalle prime visioni, anche solo parziali. E abbiamo appunto al centro la figura del Cristo Pantocratore, che nel tema iconografico appunto della Deesis è un Cristo giudice, e al suo cospetto abbiamo la Vergine Maria a sinistra. Qui ovviamente abbiamo solo in tracce, ma a breve vi mostrerò esempi appunto di questo tema iconografico a cui questo nostro è ispirato. E a destra, dicevo, appunto quel che rimane anche della figura di San Giovanni Battista. La parte che ancora non abbiamo, su cui ancora non siamo intervenuti, scusate, è una parte estremamente interessante perché appunto reca anche delle iscrizioni. Una che sta appunto nelle mani, presa insomma nella mano in un cartiglio, forse in un libro, insomma questo ancora è da capire, in greco, dove appunto viene scritto: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre. Tra la figura di Cristo e quella del San Giovanni c'è proprio la definizione appunto di San Giovanni, in San Giovanni Prodromo. E in queste immagini che vedete sono dei particolari. Nella prima abbiamo quello che resta della figura della Vergine, che è particolarmente interessante. Io diciamo adesso ovviamente la vedo molto bene, forse per voi che la vedete per la prima volta è più difficile da comprendere, però ecco, se tra la figura della Vergine e la figura invece del Cristo ci sono delle grandi differenze di resa stilistica. La figura della Vergine ha soprattutto nell'espressione degli occhi, che sono appunto quel poco che rimane, sono molto differenti rispetto alla stilizzazione che invece caratterizza il Cristo Pantocratore. E poi appunto il gesto benedicente, di cui rinfacciamo solo la parte finale delle dita indice e medio, che è quello proprio benedicente nella postura ortodossa, cioè delle dita giunte. Ecco, questo tema iconografico è interessante, inserito all'interno del contesto dell'arte appunto bizantina. Perché? Perché intanto è un'iconografia che
come sempre, insomma, si fanno delle ipotesi, non c'è certezza nel mondo storico artistico su quale sia la sua origine, ma è comune un po' alla fine l'idea che questa iconografia del Cristo centrale in trono e le figure astanti si rifanno ad un'iconografia profana, quella appunto imperiale. Così come anche i colori con cui è vestito il Cristo, porpora e azzurro, ecco, il porpora era solitamente associato alla sovranità, oppure ecco, l'altra ipotesi è che i due colori, appunto porpora e azzurro, indichino la doppia natura di Cristo, quindi quella umana e quella celeste. E questa raffigurazione, come vedete però, del Cristo appunto col color porpora della tunica e celeste del mantello, nel nostro è invertita, ma è semplicemente perché si diffonde a un certo punto anche questa inversione, diciamo, nel tema iconografico di questa colorazione, che troviamo anche in altre raffigurazioni. Ma la cosa interessante è un'altra, e cioè che questo tema iconografico non è sempre appartenuto architettonicamente al catino absidale, è stata una sorta di conquista che soprattutto noi rintracciamo nelle regioni meridionali dell'Italia. E pare non raggiunge Costantinopoli, quantomeno non lo raggiunge prima dell'iconoclastia. E infatti questo tema è particolarmente legato alla migrazione dei monaci dall'Oriente alle regioni meridionali, in particolare la Calabria, la Puglia e la Basilicata. La Sicilia è diversa come ambito di colonizzazione, diciamo di migrazione, perché appunto era presente, insomma, in fasi alterne anche la conquista islamica, per cui ha una diversa cronologia. E come vedete, ad esempio, qui sulla sinistra abbiamo un esempio di ideesis, che è la più antica, tra le più importanti come testimonianza storico-artistica, è presente in Santa Maria Antigua, che è un esempio, ecco, di importantissimo di pittura orientale in Occidente. E parliamo qui appunto del VI-VII secolo, quando ancora, appunto, vi dicevo, questo tema iconografico non era legato a una porzione particolare di architettura. E a un certo punto invece, dicevo, conquista il catino absidale, perché si diffonde dal punto di vista liturgico religioso il tema del giudizio universale. Infatti questa raffigurazione di supplica è spesso accompagnata nelle pareti laterali anche alla presenza di altre raffigurazioni legate appunto al giudizio universale. E problemi di datazione, ecco, a quando far risalire questo dipinto? Dicevo appunto, e mi ricollego a quello che accennavo prima, è difficile ricostruire dal punto di vista prettamente cronologico proprio la storia artistica di questi che sono veramente dei frammenti sparsi. Ci sono, ecco, io non mi dilungo in questo perché non è prettamente questa la sede, dico solamente che ci sono due ipotesi. Una, diciamo, che è quella del professore Minuto, che appunto legando la pittura murale appunto all'edificio, che appunto viene datato dal professore al XIV secolo, ecco, lo fa coincidere con questa data. Questa datazione è dovuta al fatto che prima di questo secolo l'edificio non era appunto presente nelle decime. La professoressa invece Marina Falla Castelfranchi, che è una delle più importanti studiose, insomma, di pittura bizantina nell'Italia meridionale,
la retrocede invece e fa questo tipo di analisi dal punto di vista prettamente stilistico. E allora passiamo adesso invece all'aspetto prettamente conservativo e di intervento di restauro. Questa l'immagine che vedete a sinistra è la condizione in cui noi abbiamo ritrovato il dipinto quando abbiamo iniziato il percorso per metterlo in sicurezza. Come vedete, era la lettura della raffigurazione pittorica era estremamente difficile, anzi addirittura devo dirvi che da questa foto si riesce a leggere molto di più rispetto a quello che si riusciva a leggere dal vivo, e questo è sempre così, è comune, le immagini fotografiche riescono a darci una maggiore lettura. E quella a destra è appunto il particolare proprio della figura del Cristo. E, come vedete, c'era in particolare una importante patina biologica costituita principalmente da licheni che la ricopriva. L'immagine, ecco, che adesso vedete sulla sinistra è quella della figura del Cristo fino agli anni 70. Questa è anche un'immagine che dobbiamo al professore Minuto. Qui in effetti il dipinto era molto meglio conservato e si leggeva ancora bene, si leggevano ancora bene i tratti del volto, mentre sulla destra vedete appunto lo stato di conservazione così come lo abbiamo trovato al nostro arrivo. E allora, quali erano le problematiche salienti? Vi dicevo, innanzitutto la presenza di questi licheni, che diciamo ci hanno poi suggerito alcune soluzioni di un enigma. L'enigma è costituito da questi tanti fori circolari che erano disseminati in maniera omogenea su tutta la superficie. Qualcuno ci aveva raccontato delle varie vicissitudini che aveva vissuto questo dipinto, tra cui c'era una vulgata per cui qualcuno si era messo anche a scalpellarlo, diciamo, puntualmente, ma questa ipotesi, diciamo, ci sembrava insomma non troppo verosimile. Probabilmente qualche danno di natura meccanica lo ha anche subito, ma questa morfologia di degrado così specifica e particolare ce la siamo spiegati strada facendo. E adesso vi tengo un attimo sulla suspense. Vedete invece ancora c'erano anche delle incrostazioni e poi residui anche di combustioni accendevano insomma il fuoco probabilmente, e quindi c'erano dei resti di nero fumo ma ricarbonatato. C'è questo fenomeno che avviene, diciamo, sui dipinti murali, per cui se la muratura presenta dei sali al suo interno, come ovviamente è molto plausibile che ci siano, questi poi ricarbonatano in superficie e sono la causa, da un lato, di questo effetto palescente che ci impedisce di vedere chiaramente quello che vediamo il dipinto, ma creano anche proprio delle incrostazioni. Ecco, io devo dire una cosa: quando ho visto il dipinto, in realtà non ero così sconfortata, anzi già vedevo come sarebbe venuto. Questo perché, questo me lo dava l'esperienza ovviamente, perché era tutto offuscato appunto da questi sali, non si vedeva niente in effetti, ma io sono molto legata alla pittura murale, soprattutto alla pittura a cappado, cioè perché ci ho lavorato tantissimi anni, e proprio sull'esperienza, ecco, di quei lavori abbiamo veramente riportato alla luce ogni volta con questo sistema tantissimi dipinti, perché sono proprio dei veli di carbonatazione
che si possono e si riescono a eliminare relativamente, diciamo, facilmente, relativamente, diciamo, con ovviamente metodi ormai ampiamente sperimentati. E allora torniamo a tutti questi piccoli minuti e disseminati forellini. Fondamentalmente quello che è successo, ecco, in particolare nella seconda immagine lo vedete, i licheni quando attecchiscono su un materiale lapideo mangiano letteralmente la superficie, se la mangiano proprio, la erodono. Cosa succede quindi? Attraverso il loro metabolismo prendono il carbonato di calcio, che è praticamente il componente principale dell'affresco, perché qui parliamo di affresco, e quindi mano a mano mangiano più che altro in questo caso lo strato di intonaco, che è costituito da calcio ovviamente, quindi carbonato di calcio. E quando questi muoiono, o in questo caso io penso pure che in realtà è vero che non sia stato il primo intervento, ma è stato il primo intervento ufficiale, secondo me qualcuno prima, mosso ovviamente da spirito, come dire, di tutela, non, a sua, come dire, suo malgrado, insomma, non so come dire, però probabilmente questi licheni rimossi meccanicamente hanno praticamente lasciato sulla superficie tutti questi segni. E a questo si legano questi altri piccoli forellini, ancora più piccole lacune, ancora più circoscritte, che invece abbiamo, questo ne abbiamo conservato proprio anche le testimonianze, sono dovute a dei piccoli molluschi che sempre con un processo acido, no, prodotto dal loro metabolismo, sono proprio piccole quelle lumachine, insomma, conchigliette che trovate, lumachine che trovate a volte attaccate, ecco loro, una volta se li staccate noterete che lasciano proprio questo tipo di forelline. Certo, mi sono chiesta come mai dagli anni 70, fine anni 70, a quando l'abbiamo trovato noi, questo processo si fosse così incrementato, perché insomma dagli anni 50 è stato all'aperto, non è che prima stava sotto una teca. E noi abbiamo rilevato, perché abbiamo fatto anche moltissime indagini diagnostiche, non è la sede qui per annoiarvi di queste cose, però abbiamo constatato la presenza di una resina sintetica, probabilmente di intervento. Qualcuno per consolidare magari l'aveva stesa su, ma quello probabilmente, questa è un'ipotesi ovviamente, ha potuto accelerare questo processo di degrado. Questi, ecco, tutti i particolari vi fanno vedere le varie tipologie di degrado che erano presenti sul dipinto. Queste invece sono le immagini che ci ritraggono al lavoro. Riprendo un po' i discorsi che ha fatto anche l'assessore, abbiamo coinvolto chiunque avesse l'interesse, come studiosi ovviamente, e con le istituzioni, quindi con la sovrintendenza, il comune ovviamente in primis che ci ha ospitato, cioè siamo stati ospiti proprio nella casa, insomma, messa a disposizione dal comune. E qui ci sono le immagini appunto del professore Minuto, dell'architetto Venoso, che ci hanno seguito appunto in tutte queste fasi. Giù abbiamo le immagini con l'assessore, la dottoressa Cristina Schiavone, e l'archeologo Gennaro. Insomma, questo è importante, è veramente importante che sottolinearlo. Il restauro non è un fatto solitario, cioè non c'è il restauratore nella sua bottega o il restauratore solitario che va a intervenire sull'opera. È un'attività scientifica, è un'attività critica, è un'attività intellettuale, non siamo degli artigiani che vanno, ma è tutta una serie di informazioni che vanno a confluire in un progetto di restauro e che di conseguenza ci muovono a fare delle attività. E questo è un lavoro interdisciplinare. Questi sono al centro, per ultima ma non per importanza, anzi la maggiore importanza dell'attività è stata fatta proprio dalle studentesse,
un anno veramente fortunato, delle bravissime studentesse, insieme appunto alla laureanda allora, con la quale appunto abbiamo condotto l'intervento. Qui alcune immagini di tutto il percorso appunto durante le fasi di restauro, con appunto le visite del professore Minuto, dell'architetto Venoso, con le visite dell'assessore, dello storico Verducci, della storica Assunta, insomma tutti quanti, e al centro vedete l'immagine del dipinto così come è adesso. Io non è presente, ma appunto volevo nuovamente citare sia l'architetto Massara, ma soprattutto anche la dottoressa Cristina Schiavone, che si sono particolarmente loro interessati della copertura, che effettivamente, come diceva l'assessore, è un unicum. Sfido soprattutto nel nostro territorio a trovare un tipo di intervento così poco invasivo e così elegante, così poco impattante, come diceva giustamente l'assessore, e che veramente è stato studiato per giorni e giorni, e ci siamo ritornati con dubbi, ce lo siamo chiesti più volte, che avesse soprattutto le caratteristiche conservative, per evitare quello che spesso accade nelle aree archeologiche, un effetto serra terribile, per cui poi ci trovavamo a proliferare ancora le patine biologiche. Ad oggi sembra che insomma stia funzionando, regga soprattutto quel vento fortissimo che tira lì su a Motta. Ecco, l'ultima cosa per concludere, io sottolineo sempre l'importanza di dare comunicazione pubblicare i risultati degli interventi di restauro. Noi siamo ancora agli inizi di questa storia artistica, e gli interventi di restauro sono fondamentali, sono un momento privilegiato di conoscenza, e quindi è importante, importantissimo che chiunque restauri queste opere, tutte le opere in generale, ma stiamo parlando di questo, ecco, queste opere, dia comunicazione dei risultati, perché le restituiamo non solo alla comunità, ma le restituiamo proprio alla comunità scientifica, che deve e ha la necessità di ricostruire questa storia in maniera plausibile e scientificamente corretta. Noi abbiamo già iniziato a pubblicare, abbiamo già fatto due articoli su questo, scientifici, abbiamo portato questo lavoro al congresso più importante che si tiene in Italia, dalla società IGIAC, e abbiamo pubblicato invece tutte le indagini scientifiche su una rivista specializzata del settore. Questo, le ultime immagini, è il prima e il dopo dell'intervento. Queste sono appunto le due figure della Madonna e del Cristo dopo l'intervento, e questo appunto il prima e dopo l'intervento del Cristo Pantocratore. Grazie mille per l'attenzione. L'ultima cosa, mi ricordava l'assessore che questo lavoro è stato presentato anche alla borsa archeologica di Pestum del 2022. 22 è questo, ok. Benissimo. Diamo un attimo la parola al professore, sì, Minuto, e ringraziamo per la sua presenza. Professore, prego. Attenzione. Così. È doveroso l'intervento, che consiste in questo, in un molteplice grazie. Mi commuovo a dire grazie, perché la Calabria che amo l'avete fatta ritornare. E un grazie soprattutto alla professoressa Arcudi, che ci ha fatto il dono di avere un bene che si era perso. Ma grazie in particolare anche a tutta l'equipe culturale del comune di Motta San Giovanni, e state facendo cose
ottime per il patrimonio, che è eccezionale quello che ci ammonta, e anche esemplari per tante altre amministrazioni che non fanno la stessa cosa, cioè che continuano a non fare la stessa cosa come sempre si è fatto da noi. E vorrei, purtroppo insomma, più volte sono stato nominato e alcune volte la dottoressa, la ringrazio, ha nominato il mio collaboratore senza il quale non potrei fare niente, che è l'architetto Sebastiano Veloso, che è quello che mi sostiene anche sul piano scientifico-architettonico. E un'ultima notazione che vorrei fare è che, come è stato detto anche specialmente dal professore Verducci, che ringrazio in particolare per la sua bella esposizione della storia del castello, da noi i monumenti bizantini non sono monumenti, non hanno niente di monumentale. La pittura, anche il volto del Pantocratore, non è eccezionale, non si ammira per la bravura pittorica, ma è un documento importantissimo di carattere sociale e religioso, di un'atmosfera di pietà popolare inserita nel territorio, di un colloquio col territorio e con la gente, che è quasi unico, perché ci permette, attraverso tutte queste chiesette, queste cose umilissime e monumentalmente forse anche insignificanti, ci permette di ricreare una storia di 2 o 3 secoli, forse più, di vita intensa, sociale e religiosa, dalla quale sono venute quelle notevoli virtù che nella nostra tradizione ancora oggi si possono apprezzare, perché non è che siamo soltanto mafiosi, soltanto delinquenti. Abbiamo nella nostra tradizione tante virtù belle e queste hanno il loro humus in questa realtà. Perciò bisogna accarezzare questi monumenti, questi resti, queste testimonianze, e ricavare da loro tutta una vita umile, quotidiana, ma intensa spiritualmente. In particolare mi ha commosso pure le chioccioline che andavano a mangiare. È bello pure questo, anche il castello, che è in una posizione panoramicamente bellissima, ma si inserisce nelle nostre colline, nel nostro territorio, parla con le esigenze della gente che andava a ricoverarsi quando era necessario, e se no la vedeva come una difesa. È tutta una storia di popolo, e questo è bellissimo, grazie che ce l'avete restituita. Volesse intervenire, fare una domanda, deve essere sintetico e breve, perché purtroppo tra un po' bisogna lasciare la denaro. Ci sono interventi? Mi pare. Ringraziamo intanto i relatori, la professoressa Arcudi, il professore Verducci, l'assessore Elsa Mallamaci, e ringraziamo anche la responsabile della biblioteca De Nava, perché un'interazione straordinaria con l'architetto Neri è veramente anche questo un unicum, questa capacità di interagire e, come ha detto la professoressa Arcudi, di creare comunità umana, ognuno con la propria disciplina, però diventare un motore sul territorio. Noi contiamo di essere questo. Il prossimo giovedì soltanto un incontro. Sono i 90 anni dell'inaugurazione di Palazzo Piacentini, quindi c'è un omaggio a Marcello Piacentini.
con il patrocinio ovviamente la partecipazione del comune e anche dell'ordine degli architetti, quindi vi prego appunto di partecipare se potete il prossimo giovedì per questo omaggio a Piacentini nel 90° anniversario della prima sposa del Museo Nazionale. Grazie ancora a tutti.